Ciao ragazzi, quella che state per vedere è l'intervista con Stefano Ventura, psicologo. Io sono Ivano Mingotti, questo è Pizza Talk e ogni settimana parliamo di un tema molto interessante con un ospite di riguardo. Per esempio con Stefano abbiamo parlato di ipnosi, abbiamo parlato di molti temi riguardanti la psicologia che secondo me vi possono interessare, come il déjà vu, per esempio. Quindi non voglio farvi perdere altro tempo e vi rimando alla visione dell'intervista. Buona visione! Buongiorno Stefano. Buongiorno Ivano. Allora, oggi parliamo del mestiere dello psicologo, ok? Magari anche dello psicoterapeuta, vediamo un attimino poi qual è la differenza tra le due cose. Prima di tutto, per diventare psicologi e psicoterapeuti, cosa si deve fare, com'è il percorso? Allora, intanto, ciao Ivano, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Dunque, per diventare uno psicologo occorre prendere una laurea magistrale, cioè quinquennale, in psicologia. Questo è il primo passo. Quando l'ho presa io, poi era necessario, per esercitare la professione di psicologo, anche fare l'esame di Stato. Solo con, adesso se non sbaglio, la laurea è diventata abilitante. Sì. Quindi non c'è più questo passaggio. Oltre al fatto di, quando ho preso io la laurea, c'era anche il tirocinio, un tirocinio di almeno un anno che si poteva svolgere durante il percorso di laurea, che ogni tanto fanno diventare dopo, durante, a metà, eccetera. Quindi c'è anche una fase di tirocinio di almeno un anno da dover sostenere. Ok, supponiamo di aver raggiunto l'obiettivo, quindi di essere abilitati a esercitare la professione di psicologo. Okay. Allora, intanto, lo psicologo può fare diverse cose. Uno psicologo di suo ha l'abilitazione a fare riabilitazione psicologica, cioè a fare colloqui psicologici, quindi a ascoltare dei pazienti e da quel momento in poi a dei pazienti, e può anche fare psicodiagnosi, cioè può somministrare i test, può valutarli e può stilare delle relazioni nelle quali si dice questa persona ha, se ce l'ha, questo disturbo, oppure ha questo disturbo di personalità, il risultato e così via, e può stilare una diagnosi. Ok. Tecnicamente uno psicologo non può curare il disturbo psicologico, se non favorire la riabilitazione, cioè fare quello che si chiama prevenzione primaria. Nel senso che ho attraversato un brutto periodo, sono molto stressato, oppure ho avuto un lutto o qualcosa del genere, e uno psicologo può offrirmi una consulenza psicologica per sostenermi in questo processo di riabilitazione, senza andare a modificare quelli che sono gli assetti di personalità, quindi senza andare a, per esempio, ristrutturare o a tornare nel passato per comprendere come mi sono costruito questa tale idea e così via, per cui fare un lavoro, diciamo, di ristrutturazione della personalità o di cura di sintomi psicologici. Questo sarebbe fuori dalla professione di psicologo. Questo lo può fare uno psichiatra oppure uno psicoterapeuta. Ok, poi uno psicologo però non deve necessariamente fare clinica. Per esempio, noi psicologi siamo utilmente impiegati anche dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. Sono colleghi che fanno psicologia del lavoro, quindi selezione del personale, ma anche gestione del personale negli HR, cioè negli uffici della Human Resource. Okay? Non solo, ci sono altri ambiti in cui uno psicologo può utilmente essere impiegato, che magari qui in Italia sono meno frequenti, ma esistono anche qui, all'estero un pochino di più. Per esempio, nella costruzione di quello che una volta si chiamavano le interfacce uomo-macchina, quindi può occuparsi di usabilità, può occuparsi più in generale di quella che si chiama user experience, cioè l'esperienza dell'utente. Quindi aiutare a comprendere l'esperienza dell'utente e a progettare un'esperienza ottimale per l'utente. In questo senso possono essere utilizzati anche nella progettazione dei servizi. Questo più o meno, diciamo così, è l'ambito. Poi ci sono le professioni più creative a cui possono essere, diciamo, in cui possiamo essere impiegati. Per esempio, adesso ci sono colleghi che si occupano di psicologia del turismo.
Oppure, di, e siamo di nuovo sempre nell'immaginare, nel progettare l'esperienza dell'utente, no? E, oppure che si occupano di psicologia museale, cioè come allestire per favorire una certa esperienza dell'utente, ma anche di psicologia scolastica, quindi come diciamo, supportare l'apprendimento o l'inserimento dei bambini e delle bambine che hanno disabilità nell'apprendimento o difficoltà nell'apprendimento e così via. Ok, e poi chiaramente se si vuole fare terapia invece si fa lo psicoterapeuta. Allora, lo psicologo come professione, quindi non parlando di psicoterapeuta, magari accenniamo anche lo psicoterapeuta, se appunto facciamo finta che un ragazzo sia o una ragazza sia appena uscito dall'università, com'è la situazione a livello di offerta, domanda, è facile entrare nel mondo del lavoro, c'è la partita IVA, è più facile nel privato o nel pubblico, com'è la situazione? Purtroppo la laurea in psicologia è tra le lauree che offrono meno opportunità lavorative. Ok. Almeno statisticamente qui in Italia, leggevo qualche mese fa che stiamo un po' sotto i laureati in scienze umanistiche e... No, non scienze umanistiche, in storia dell'arte. Ok. Questo perché... non usciti dalla facoltà di psicologia, molti di noi hanno più o meno una strada tracciata, perché abbiamo studiato soprattutto psicologia clinica e quindi abbiamo soprattutto un insieme di conoscenze, una forma mentis che ci indirizza alla clinica. Quindi, finita la laurea, quello che c'è da fare è rimboccarsi le maniche e scegliere una scuola di psicoterapia. E dopo 4 anni si diventa abilitati all'esercizio della psicoterapia. Da quel punto in poi occorre anche costruire la nostra professione, perché occorre farsi conoscere, trovare uno studio, saper fare marketing della nostra capacità e così via. E capite bene che non è proprio semplicissimo. Nel frattempo bisogna pur vivere. Quindi bisogna trovare qualche lavoro, e quindi molti di noi trovano ovviamente dei lavori per vivere. Raramente, purtroppo, che sono effettivamente a livello delle conoscenze che intanto hanno acquisito, oppure in campi completamente differenti. Ok. Quindi, da questo punto di vista, se c'è qualche collega che sta per iniziare questa bellissima carriera, cerchi la determinazione, la coltivi tutti i giorni in maniera quasi spartana, perché il percorso è bello tosto. È lungo. È lungo. Ok. Avevo letto da qualche parte che il punto massimo della carriera dello psicologo è dopo i 60 anni, qualcosa del genere. Ok. A livello professionale, ancora... nel senso che è il momento in cui si hanno più pazienti, in cui si guadagna di più, eccetera, eccetera. C'è un grande pregiudizio, non solo, ma gli uomini guadagnano più delle donne, di solito. Ok. Perché c'è un grande pregiudizio su questo. Intanto pensiamo che una persona anziana abbia più esperienza. Quindi è meglio andare da una persona anziana che da uno che ne ha 30 di anni, perché quello ha visto sicuramente di più. Ok. Potrebbe anche essere vero, ma potrebbe anche non esserlo, signori. Cioè, io conosco sessantenni che è meglio perderli che trovarli. Cioè, cioè insomma, non... Fantastico. Ok. Quindi, mentre ho conosciuto colleghi a 30 anni che sono delle menti raffinatissime, e se fai terapia, magari io facessi... Cioè, ci andrei io a terapia da loro, quindi insomma, non... Perderli, ecco. Mettiamo caso che uno esca dalla scuola di psicoterapia, quindi dopo 5 anni di laurea magistrale, 4 anni di psicoterapia, che saranno comunque costati un bel po', immagino. Sì. Il mercato adesso della c'è tanta domanda a livello di pazienti, perché fino a qualche anno fa non era così, secondo me. Cioè, è migliorata la situazione a livello di quanti pazienti ci sono e quindi di prospettive lavorative? Dal mio punto di vista, sì. Per fortuna si sta superando un po' il pregiudizio sociale per cui andare dallo psicologo / psicoterapeuta è una sorta di sconfitta. Sempre di più, soprattutto, diciamo,
tra le persone con meno anni di quanti ne ho io, ok? Io ne ho 51, quindi le persone che hanno meno della mia età, sempre di più c'è l'idea che andare in terapia non sia affatto una cosa vergognosa, anzi sia un'opportunità che in un certo senso ci permettiamo, perché ci allarga la nostra area di consapevolezza, chiarisce alcuni meccanismi con cui solitamente incontriamo l'esperienza, chiarisce le storie che ci raccontiamo e che raccontiamo agli altri, e quindi è un'opportunità di crescita personale. Mentre nelle persone che hanno più della mia età, solitamente questa cosa non funziona in questo modo. C'è un grande stigma sociale. In più c'è un forte stigma sociale rispetto alle malattie, al disagio psicologico e alle malattie mentali. Non so quanti di voi, quando eravamo tristi, si sono sentiti dire da un amico ben intenzionato: dai, tirati su. Certo. Come se bastasse, no? Cioè, grazie, lo faccio anch'io, alla grande, adesso ho capito, grazie. Quindi, cioè, grazie me l'hai detto, perché senza di te non ci sarei arrivato. Ok? Oppure che tutto fatto perché tu non ti sforzi abbastanza, perché non è un fatto, solo un fatto di volontà, eccetera, eccetera, no? E tutte queste belle cose. E ovviamente la cosa è un pochino più complessa, però tra i giovani, mi piace questo termine usato in questo contesto, c'è sempre più la consapevolezza che, beh, insomma, c'è del lavoro da fare lì, e si può farlo. Ok, allora, adesso invece veniamo un po' alle cose più personali, no, non tue, nel senso generiche. Mettiamo, appunto, uno psicoterapeuta o uno psicologo che è entrato nel mondo del lavoro da un po', ha cominciato a lavorare bene, diciamola così, quindi riesce a portare a casa uno stipendio medio, diciamola così. Quindi prendiamo questo esempio, non chi è già avviato, magari guadagna 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 l'anno. L'anno, scusa, il mese, il mese, scusa, no, l'anno, diciamo, uno piccolino che ha appena iniziato, che sta ingranando, diciamo 12.000 l'anno, appena iniziato, facciamo così, e magari meno, ok, uno che ha appena iniziato, perché già 1.000 euro al mese, penso che siano 50 euro a seduta, 20 sedute al mese, quindi 4-5 sedute alla settimana, che per un inizio potrebbe anche avere senso. Mettiamola così. Com'è la giornata tipo dello psicologo, dello psicoterapeuta? Com'è a livello di stress? Perché voglio dare un'immagine di com'è la giornata se tu fai quel lavoro lì. Allora, intanto... bisogna chiarire, come dicevi tu, in che fase della nostra professione siamo. Ok. Se siamo appena avviati, probabilmente lo stress è più che altro quello di farci conoscere e trovare più pazienti. Esatto. Quindi probabilmente avremo del tempo libero. Ed è importante in quella fase comprendere da subito che la nostra è una professione nella quale la cura di noi, personalmente, è fondamentale. Quindi dedicare del tempo allo studio e dedicare del tempo anche a altre attività che non sembrano direttamente collegate alla nostra professione, è molto importante. Ad esempio, non trascurare banalmente mantenere una decente forma fisica, avere dei rapporti soddisfacenti intorno a sé, perché noi siamo lo strumento del nostro lavoro. Quindi, se io sono troppo stressato, o sono troppo preso da faccende personali, è più difficile per me ascoltare il paziente, semplicemente perché ho meno risorse, tutto qui. Poi quando si entra in seduta, ogni terapeuta, ogni psicologo ve lo dirà, si cambia stato di coscienza. Okay. Cioè, è completamente differente, perché mi attivo e lavoro e ho una forma mentis completamente differente da quella che ho se parlo con te o con chiunque altro, insomma. Lì la competenza dello psicologo è specifica. Noi siamo dei tecnici delle narrazioni. Okay. Noi prendiamo le narrazioni del paziente, le smontiamo, le rimontiamo, vedendo nel contenuto emotivo, cognitivo, fisico, le rimontiamo insieme al paziente, collaborando con lui, allo scopo di completare, di ampliare il suo punto di vista e di fargli vedere le cose da più punti di vista. In questo modo lui o lei può scegliere
di comportarsi o di vivere quella situazione in un altro modo, perché ha una visione più ampia. Noi non siamo lì a... Noi non cambiamo le rotelle nella testa della gente. Tanto per dire, ok? Se uno psicologo pensa questo... Vabbè, non voglio... però ci farei un pensiero. E invece... E invece quando uno psicologo è particolarmente avviato, o psicoterapeuta, e ha tanti pazienti, anche tanti nella giornata, com'è la giornata tipo, sì, e a livello di stress che com'è? Allora, si possono, se si fa solo questo come lavoro, sì, si possono avere senza problemi, nel senso, normalmente anche 10 pazienti in una giornata, il che è un bel carico di stress, e qui ritorna quello che vi stavo dicendo all'inizio. Anche in questo caso è importante avere degli spazi vuoti nei quali si studia, anche perché c'è proprio richiesto dalla professione, per esempio, dobbiamo accumulare gli ECM, quindi comunque dobbiamo farlo, dobbiamo avere il tempo di dedicare a noi stessi, perché altrimenti non ce la faremo e si finisce in burnout. Allora, una delle cose importanti poi da distinguere è che il nostro lavoro è un lavoro che ci espone a quello che si chiama lo stress da empatia. Cioè, okay, il fatto di sentire, di essere investiti dalle emozioni degli altri, in un certo senso, passatemi il termine, ci contagia, e quindi se l'altro mi piange di fronte, io non posso evitare di sentire il suo dolore. Ok? Ok. Questo alla lunga, se non facciamo, non prendiamo provvedimenti, ci consuma e si va in burnout. Per quello è importante sviluppare la compassione, che è una cosa un po' differente. Per esempio, non è essere compassionevoli parte dal sentire il dolore dell'altro, ma si sintonizza sulla possibilità di guarigione. Per cui io costantemente in terapia mi muovo in maniera compassionevole nel momento in cui mi sintonizzo con la possibilità di andare oltre quel dolore e di guarire. Solo se io vedo la persona di fronte a me guarita, riesco a starci, no? Perché altrimenti piangiamo in due. E la persona che ho di fronte non ha bisogno di qualcuno che piange con lei, ne ha bisogno i primi 10 secondi. Okay? Se piangiamo un'ora intera, non abbiamo risolto nulla. Okay? No. Ha bisogno di altro, ha bisogno essere di rimettere a posto, di rivedere. Quindi è importante curare questi aspetti qua. Ok, perfetto. Chiusura. Suggeriresti quindi o no a qualcuno di interessato alla psicologia di fare questo mestiere? Lo faccio io per primo, se dicessi di non farlo, insomma. Anzi, guarda, facciamo così. No, non lo fate, così ho più pazienti. No, è un lavoro meraviglioso. È un lavoro bellissimo e io non farei non, cerco di non fare altro. Ed è non c'è, per me personalmente, non c'è emozione più grande di essere testimone dell'insight dell'altra persona. Insight sono quei momenti nei quali si comprende e si diventa più liberi. Sono onorato dal poter fare una cosa del genere, cioè poter essere testimone di questo, insomma. E ogni volta che accade è una cosa che mi ripaga, Una oltre al goduria. fatto che... Sì, ce l'ho fatta, fagli avere l'epifania. No. Come no? Grazie. No, non è questo. Oh. Io non guarisco le persone. Se Ok. pensassi di guarire le persone, sarei un pessimo psicologo. Io al massimo le persone le curo. Oh. Cioè, al massimo posso creare, secondo me, le condizioni migliori perché la guarigione avvenga, ma io non le guarisco. Cioè tu le accompagni. Posso al massimo accompagnare, posso cercare insieme alla persona quali sono le condizioni migliori, ma non sono io a guarirla. Non mi prenderei mai questa... È presunzione, secondo me. Proprio non si... No. E parte anche dall'idea, questa è una mia opinione personale, ma che condivido anche con tutto il mio modello terapeutico, eccetera, che io non ho di fronte persone rotte. Non è... Vengono da me persone rotte, io le riparo, ok? Vengono da me persone con delle esperienze che per loro sono problematiche, ok? Vediamo queste esperienze che sono fatte, insomma, poi vediamo se riusciamo a trovare invece un altro assetto di queste esperienze. Però Ok. non
penso proprio mai, ma non lo penso neanche, ho anche a che fare con persone che vengono diagnosticate come psicotiche, no? Per i quali si immagina che ci possa essere anche un sostrato organico, perché no? Ma non sono persone rotte, cioè non sono persone che, sai, sono persone che hanno una particolare esperienza, ad esempio, come ce l'ho io, che ne so, dei colori, o come ce l'hai tu... Del gusto, che ne so, ok. Ma questo non vuol dire che poi quella persona è rotta. Non è okay. Che c'è... Ma è vera la leggenda secondo cui chi sceglie psicologia molto spesso ha avuto un problema? Ma più di uno. Ok. No, ma cioè non credo che le persone sane possano... A parte che non credo che hai detto sane! Hai detto sane! Mi sono subito... Non esistono persone sane. Infatti ho detto... mi sono subito... Hai ragione, mi sono subito... Corretto, tuttavia. Beh, guarda, c'è... Il guaritore ferito è anche un bel libricino di Aldo Caro Tenuto, che è stato, quando è in vita, insomma, un psicanalista junghiano, sì, con un percorso tutto suo, tutto molto particolare, però contiene una grande verità, nel senso che non mi permette... il punto è che per comprendere la tua esperienza io devo fare uno sforzo di immaginazione, perché devo immaginare come ti stai sentendo, ricostruirlo nella mia mente. Quindi, se ho attraversato nella mia vita alcuni disturbi, alcuni disagi psicologici, e sperabilmente li ho superati, o comunque me ne sono fatto una ragione, ammesso che si superino, a partire da questo posso più probabilmente crearmi un'immagine vicina alla tua, e quindi possiamo parlare meglio. Questo è sicuramente questo. Giusto, una cosa che non abbiamo detto... è che, e con questo chiudo veramente, gli psicologi, gli psicoterapeuti, devono andare in terapia. E non solo, più o meno, ok, sì, vabbè, ok, vanno spesso in terapia, mettiamola così, ma non solo. Questa è una cosa che non so se sanno tutti, ma esistono le cosiddette supervisioni. Sì. Vai! Intanto non tutti i modelli terapeutici, perché noi abbiamo dei modelli, cioè sì. Siccome la psicoterapia non è una scienza così matura come la medicina, no? I medici sanno che il modello è quello, ok? Quindi fanno delle cose, hanno dei protocolli, sanno che hanno veramente risultati, eccetera. E poi noi invece ancora non capiamo bene com'è che le persone poi superano le difficoltà psicologiche. Quindi ci sono una serie di modelli, poi c'è una serie di ricerche. E quindi quando facciamo una scuola di psicoterapia ci riferiamo a un modello che comunque sia corroborato da risultati empirici, che abbia un suo valore scientifico, ok? Quindi alcuni modelli prevedono la psicoterapia, okay, didattica, quindi comunque si passa un certo periodo in psicoterapia anche per comprendere come si fa la psicoterapia. Certo. Altri modelli non lo prevedono perché l'intervento psicoterapico è differente, cioè l'intervento psicoterapico è più orientato ad esempio alla psicoeducazione, quindi non serve un'elaborazione personale da questo punto di vista. E, tuttavia, una cosa fondamentale sono le supervisioni, soprattutto in formazione, perché ci si confronta con un collega che ha più esperienza e che possa supervedere, diciamo così, cioè ci possa dare un parere superiore rispetto a come sta andando. Però esiste anche poi, si continua a fare supervisione soprattutto nei momenti in cui abbiamo dei casi un po' più sfidanti o comunque che vogliamo inquadrare in un altro modo. Io ancora faccio ovviamente supervisioni e faccio anche intervisioni, che è un'altra cosa interessante, ossia quello di mettersi in rete con altri colleghi e altre colleghe e proportare dei casi per discuterli, okay, in modo da avere più punti di vista. La flessibilità nella nostra professione è fondamentale ed è una delle cose che più fanno bene anche ai pazienti. Certo. Quando siamo flessibili rispetto ai nostri guai, abbiamo una marcia in più. Ok, perfetto. E anche questa l'avete imparata. Comunque... grazie mille Stefano, è stato super interessante, spero che chi è all'ascolto abbia le idee un po' più chiare su quella che è l'idea della propria professione futura, e niente ragazzi, con voi ci vediamo dopo la sigla. Ciao e grazie!
E anche questo Pizza Talk finisce qui. Io vi ricordo che potete iscrivervi al canale cliccando sul bottone qui sotto, così da poter rimanere aggiornati sulle prossime interviste, e che spero che lasciate qualche commento giusto per commentare e discutere sull'argomento, e che ci vediamo, spero, la prossima volta. Ciao ragazzi!